Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Vi diciamo subito che in questo nostro appuntamento parleremo di un tema che troveremo anche nelle prossime puntate, perché è il dramma dell'alluvione, ecco il titolo. Infatti si parla proprio dell'alluvione e di quello che ha monopolizzato questa tematica, anche parte del Consiglio che si è riunito il 7 e l'8 novembre. Andiamo per ordine, partiamo dal martedì 7 novembre, la seduta d'aula che si è riunita nel pomeriggio si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana giovedì 2 novembre. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha tenuto nel pomeriggio proprio di martedì un'informativa al Consiglio regionale sulla situazione che si è determinata proprio a seguito degli eventi alluvionali dei giorni precedenti, che lo vede incaricato quale commissario delegato per l'emergenza. Oltretutto ha chiesto proprio un ulteriore minuto di raccoglimento prima di diffondersi nell'illustrazione di un quadro ancora in divenire, perché le notizie appunto si stavano susseguendo. Gianni è partito parlando di un'accurata descrizione della vastità di quello che è accaduto, di tutti gli eventi calamitosi che hanno coinvolto la Toscana, con la caduta d'acqua che in quelle 6-7 ore si è riversata nelle zone più colpite, eventi che hanno peraltro superato di misura quanto accadde nel 1966, la famosa alluvione del 4 novembre. Il presidente conferma all'Aula di aver trovato subito la disponibilità di Curcio per la protezione civile e del ministro Musumeci. Quindi rinnova il ringraziamento al presidente della Repubblica Mattarella, così come ai leader politici nazionali. Ha dichiarato: in tutti ho riscontrato sensibilità e correttezza. Per quanto riguarda invece l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza, ha dichiarato che le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari con contributo massimo di 5.000 euro per la ripresa delle attività economiche e produttive, con il contributo massimo di 20.000 euro a una singola attività. Contributi per abitazioni danneggiate in tutto o in parte con contributo da 400 a 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Il presidente della Toscana ha voluto anche ringraziare tutte le regioni che hanno dato sostegno, ovvero l'Emilia Romagna, che aveva già subito un'alluvione e quindi anche appunto la protezione civile della Toscana era andata in Emilia, ma anche la Puglia, la Liguria, il Piemonte, il Lazio, la Campania, il Friuli e la Lombardia. Sono stati giorni molto intensi, anche di dibattito. Abbiamo cercato di riassumerlo così, almeno la prima giornata di questo martedì 7 novembre, nell'insieme delle dichiarazioni a partire dal presidente Eugenio Giani che abbiamo raccolto proprio durante la seduta d'aula. L'emergenza non è finita, l'emergenza la viviamo a Montale, dove l'Agna fino a stamani rilasciava all'esterno la propria acqua e che grazie all'intervento molto forte del genio civile che abbiamo disposto ha visto stasera riassettare gli argini. La vediamo a San Piero a Ponti, nel comune di Campi, dove ancora sono difficilmente raggiungibili alcuni punti. La viviamo a Campi, dove indubbiamente ci sono tante zone nelle quali ancora deve essere tolta dagli scantinati, dai seminterrati, l'acqua e le chiavi. Lo vediamo nelle tante aziende che stanno facendo un lavoro durissimo di risistemazione, ripulitura, ricerca di ripartenza, spesso con le lacrime agli occhi. Ecco che io ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli spugni, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre
operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere, nella nostra forza. L'Europa deve fare la propria parte, spero che subito venga attivato il fondo di solidarietà per i territori che vivono momenti di emergenza come quello che sta vivendo la nostra Toscana. Sono risorse importanti che dobbiamo mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese, perché la ripartenza può avvenire solo se noi, se il governo, l'Unione Europea, la Regione fanno la propria parte per sostenere chi in queste ore sta soffrendo, chi ha perso la casa, chi ha visto chiudere un'impresa. E questa l'ossessione che dobbiamo avere tutti nei prossimi mesi. Non servono scontri politici, non serve segnare le differenze, serve che tutti insieme remiamo dalla stessa parte per dare risposte a chi oggi sta soffrendo, per dare risposte alle famiglie e alle imprese. Noi siamo la Toscana e possiamo e dobbiamo farlo. Sono stata a fare un giro a Campi e devo dire che è davvero impressionante vedere tutte quelle vite poi accatastate per le strade, persone che hanno perso tutto e credo che dovremmo fare i conti con questi danni ancora per molto. Il patrimonio culturale non è da meno, sto tenendo un contatto con tutti gli assessori alla cultura dei comuni alluvionati, ci sono archivi alluvionati a Montale, a Quarrata, a Montemurlo, a Campi, la biblioteca della Villa Montalvo di Campi è allagata e c'è stato un danno ingentissimo a tutto il patrimonio. Stiamo cercando la collaborazione per salvare i documenti, servono refrigeratori per conservare i documenti bagnati, insomma è in moto la macchina, la dottoressa Pianea è al COC di Campi e sta seguendo da vicino i lavori. Una volta messe in salvo le persone si procederà anche a sistemare il patrimonio culturale che avrà bisogno a lungo di cure e assistenza. Devo dire che finché non si va sul territorio e sul campo non ci si rende conto dell'effetto devastante di questa alluvione che da più fronti ha travolto le case e le persone e devo dire che insomma, abbiamo avuto anche appunto, i decessi, ma poteva essere molto peggio perché è stata un'alluvione pesante e ne porteremo a lungo le conseguenze. Ecco. Ma una tragedia senza precedenti, la Toscana piange le proprie vittime, l'abbiamo ricordata nel nostro Consiglio regionale e ci stringiamo al dolore delle famiglie e anche di tante imprese e cittadini che in questi momenti ancora a distanza di giorni vivono una condizione di grande difficoltà. Non si può che ringraziare i volontari, la protezione civile, il sistema delle forze dell'ordine, tutti coloro che si sono attivati. La Toscana sta rispondendo con un grande cuore a una sofferenza infinita. Credo che sia il momento dell'unità del nostro Paese. Ringrazio anche il nostro Presidente Gianni, presente, che avrà l'incarico di seguire questa fase emergenziale. Però con forza chiediamo al Governo di spiegare maggiori risorse, maggiori personale, serve un aiuto maggiore per entrare nella normalità quanto prima che nelle prossime ore torni a piovere. Bisogna riportare la Toscana nelle condizioni di una normalità che non potrà essere quella prima di quello che è successo, ma sicuramente serve un dispiego maggiore di risorse e di forze. Non servono oggi promesse rispetto alle risorse che in futuro verranno stanziate, serve un impianto di risorse umane e di esercito che magari possa essere dislocato sul nostro territorio, serve oggettivamente che lo Stato, quanto Stato, comprenda l'entità della portata che va oltre il numero delle vittime, va oltre il numero dei danni subiti, è una dimensione che supera anche quello che magari a Roma viene percepito. Intanto voglio iniziare esprimendo il massimo cordoglio da parte del gruppo della Lega a tutte le vittime, a tutte le famiglie e la vicinanza a tutte le imprese e tutti quei cittadini che ancora in questo momento stanno spalando fango nelle tante città colpite della Toscana da questa alluvione.
il tempo del silenzio, abbiamo rispettato le vittime, abbiamo rispettato tutti i cittadini, abbiamo rispettato anche il lavoro del Presidente Gianni e dell'Assessore Moni in questi giorni, andando sui territori in silenzio a cercare di dare una mano, di dare il nostro contributo, di far arrivare segnalazioni dove non arrivavano, di metterci in contatto personalmente anche con Enel piuttosto che con acque nel mio territorio dove c'erano problemi di luce o problemi di acqua o di altro genere, però è arrivato anche il momento della responsabilità della politica. Non si può continuare a dire che tutto dipende dalle calamità naturali, dal cambio climatico e dalle variazioni del clima. Oggi sicuramente il problema c'è e va affrontato, però ci sono anche tanti problemi inerenti alla gestione del territorio. Pensiamo appunto alla manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda i consorzi di bonifica, un ente che purtroppo più volte abbiamo denunciato, che ha le risorse limitate, che non ha possibilità di fare interventi infrastrutturali importanti come casse di espansione, di esondazione in tutta la Toscana. Sono tantissimi milioni che ci sono ancora oggi nei bilanci anche da parte del governo centrale, non nel governo ultimo di centrodestra, ma anche nei governi precedenti, che non sono stati spesi dalla regione toscana per investimenti sul rischio idrogeologico. E non possiamo nasconderci che sicuramente delle problematiche anche su questo tema, sulla pulizia, sul decoro urbano, sull'attenzione ai territori, anche da parte di alcuni enti locali, non ci sono stati, e non possiamo nasconderci anche su quella che è la cosiddetta legge Marzon, la legge 65 della regione toscana, che ha avuto tantissime modifiche appunto dal Partito Democratico negli anni e che ha previsto un importante consumo di suolo anche in aree dove forse era meglio non costruire. In questo momento la regione è ancora in ginocchio, ci sono tanti nostri concittadini e tante nostre concittadine che stanno ancora combattendo con il fango, con i disastri patiti, con la perdita di tutto quello che hanno costruito in una vita, e non è il momento di fare né polemiche né accuse. Noi abbiamo scelto la via del silenzio, abbiamo scelto di fare ognuno nel nostro piccolo quello che era le nostre possibilità, senza post, senza foto, senza video, senza cappellini, senza felpe, senza giubbotti, ma cercando semplicemente di prestare una mano ognuno per quelle che sono le proprie possibilità. Detto questo, in questi giorni abbiamo incontrato, sentito, ascoltato decine e decine di toscani che ci rivolgono tantissime domande, qualcuno in tono dismesso, qualcuno in tono disperato, tanti giustamente in tono arrabbiato. Ci chiedono se avremmo potuto fare di più, se la Regione Toscana ha fatto tutto quello che era nelle proprie corde per evitare questo disastro. Ci chiedono se il consorzio di bonifica a cui si pagano i tributi ha fatto il proprio dovere, se la protezione civile è stata coordinata bene, se sono stati fatti i soccorsi in tempo celere. Tutte domande giustissime che abbiamo scelto di non affrontare in questo momento, ma io ci metto la faccia e spero non solo io, ma spero che lo voglia fare tutto il Consiglio regionale. Finita l'emergenza, noi abbiamo il dovere di stabilire, di istituire una commissione di inchiesta regionale su quanto è accaduto, non per fare la caccia alle streghe, non per cercare i colpevoli, quello lo fanno altri. Il nostro compito è quello di cercare la verità. Noi dobbiamo fare una commissione, mi auguro che non sia un'iniziativa soltanto dell'opposizione, ma che sia un'iniziativa di tutto il Consiglio regionale. L'opposizione può farla in autonomia, una commissione d'inchiesta, ma mi auguro che non nasca come commissione d'inchiesta di opposizione, ma che sia condivisa da tutti e che sia volta alla ricerca della verità, perché queste domande che oggi i cittadini ci fanno e alle quali non è giusto rispondere oggi, perché sarebbero risposte di pancia, poco studiate, poco avvalorate da dati concreti, ma è giusto che prima o poi i nostri concittadini abbiano queste risposte. E il nostro non è un saluto ma un arrivederci, perché torneremo già la prossima settimana su questi temi, vedremo anche quello che ci offrirà la giornata di mercoledì 8 novembre quando si è riunito di nuovo il Consiglio regionale della Toscana. Comunque vi ricordo che tutti gli approfondimenti, le delucidazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.